Ciao e benvenuto in questo video, sono Matteo Andreini e oggi ti spiegherò il motivo per cui il network marketing non fa hype, non tira, non è mai a tutti gli effetti tra i vari business online sulla cresta dell'onda. Quindi, sigla e poi partiamo col video. Benissimo, io come ti dicevo sono Matteo Andreini, mi occupo di business online, di business e di business online da oltre 4 anni e da 3 anni a questa parte porto avanti un'attività di network marketing e voglio raccontarti in questo video il motivo per cui questo settore, questo network marketing non è mai diciamo promosso e visto come una bomba a tutti gli effetti da un punto di vista di modello di business e viene spesso criticato o annullato, annientato dalle persone che fanno business online che promuovono sistemi di guadagno facile. Prima di cominciare, però, se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i contenuti che ogni settimana, il lunedì e il giovedì alle 18, portiamo io e i miei soci, Francesco, Stefano e Nicola, qui sul canale. Ok, partiamo col video, basta chiacchiere. Il network marketing non fa hype, vero o non vero, ci sono punti di vista. Per come la vedo io, non c'è tutto questo calcare l'onda del network marketing da un punto di vista dei formatori. E vi spiego il motivo. Solitamente, se ci riflettiamo, quello che fa hype è quello che alla fine è meno serio, meno interessante, meno remunerativo nel campo del business sul lungo periodo. Mi spiego meglio, se si vanno a vedere gli storici, i vari business, le cose, ci rendiamo conto e ci possiamo rendere conto che qualsiasi tipo di attività che sia un trend è una cosa per cui sì, c'è hype 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, perché viene promossa, vengono fatte vedere dashboard magari truccate, false, c'è quel momento lì che tira, ok? E poi dopo 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, non è, anche 5 anni, la cosa non è più sulla bocca di nessuno. Questo perché è sparita l'effettiva il fatto che si possa guadagnare con questa cosa, o che semplicemente tutto quello che c'era dietro a questa cosa erano tutti altarini, erano tutti schemi truffe, o erano semplicemente persone che vendevano corsi di formazione, avevano fatto soldi in un modo, ma ti promuovevano che l'avevano fatto in un altro per venderti il corso, e quindi questi modelli di business spariscono dal mercato. Quello che voglio farti capire è che a tutti gli effetti, le cose, tra l'altro mi bevo la mia Red Bull, ti mette le ali. Ma questo è marketing, ragazzi. Quando uno pensa a Red Bull, cosa pensa? Ti mette le ali. Quando appunto si pensa a un business, solitamente un business tradizionale è anche molto profittevole, è noioso. E il fatto di essere noioso, quindi la contabilità, il marketing, stai lì, fai le campagne Facebook, fai dei video, è comunque una cosa che non è che guadagni automatico dal telefono. C'è un lavoro. E il lavoro difficilmente piace a livello oggettivo come promozione. Cioè, tutti noi vorremmo guadagnare un sacco di soldi senza fare nulla. Io in primis, se ci fosse la possibilità di fare tanti soldi senza far nulla, io sarei il primo che lo farebbe. Perché oggettivamente arrivo in fondo alla giornata che guadagno, ma sono stanco. Se potessi arrivare in fondo alla giornata, avere tutto il tempo libero per godermi i soldi che guadagno dal sistema di guadagno, lo farei più che volentieri. Ma se si pensa anche al trading contro investimento, quante persone realmente sono diventate ricche con il trading? Ricche sul lungo periodo, ricche di patrimonio, non che guadagnano un mese 50.000, ma il mese dopo li riperdono, ne perdono 30.000 e quindi rimane 20 e poi perdono altri 10, poi ne guadagnano 20. Tutto un altro. Cioè, cos'è che sul lungo periodo ti darà risultato? L'investimento di borsa di lungo periodo, quindi azioni, obbligazioni, bond, ETF, indici, tutto quello che riguarda quel mondo lì è più palloso, è una roba più accumulativa, più lenta, più noiosa, paradossale, cioè semplicemente più noiosa. Cioè, cioè non è che c'è un qualcosa di figo, non è che sono lì con lo smartphone e mi arriva la notifichetta: hai incassato 5.000 euro. No,
è una roba più pallosa, cioè io tutti i mesi chiamo la banca o vado sul broker e inserisco l'ordine per 1000 euro di ETF, però nel tempo, e lo faccio una volta al mese, nello studio, guardo quello che voglio comprare e compro quello. Nel tempo però il comprare 1000 euro di ETF al mese mi porta con un rendimento del 10% a una crescita del patrimonio esponenziale, ed è quello che mi porta ricco sul lungo periodo. Così come il network marketing non è un business che si scala dall'oggi al domani, non è un'attività che parti oggi e domani puoi guadagnare 10.000 euro al mese, a meno che tu non abbia già posizioni privilegiate eccetera, ma è un caso unico, non, è più unico che raro. Nel network marketing si può partire a guadagnare anche nel breve periodo, ma sarà un percorso. Qual è la differenza? Che se faccio bene il network marketing, se costruisco bene la mia rete di network marketing, oggi sono io da solo, domani siamo in 5, domani non è la roba di chi mi segue che è un po', non è che io parlo con 5 persone che ne parlano altre 5, però se creo un bel business nel network, che cosa succede? Succede che parto io, poi coinvolgo delle persone con l'online, con l'offline, non è questo argomento del video, coinvolgo 5 persone, poi queste 5 persone, di 5 magari un'altra lavora, le altre 3 stanno lì, o 2 escono, uno rimane ma non fa nulla, adesso siamo in 2 che lavoriamo, poi se ne trovano altri 2 e poi 4, 5 e si moltiplica, e se lavoro bene sul lungo periodo, dopo un anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, ho 100, 200, 1000 collaboratori, 5000 collaboratori che ogni giorno e ogni mese producono punti, producono fatturati e mi portano dei soldi sul mio conto corrente. E è una cosa che cresce. Ovviamente ci saranno dei crolli, delle perdite nel tempo, persone che mollano, ma se lavoro bene il mio business crescerà sul lungo periodo. C'è il mese che va meno, il mese che va di più, ma il mio business crescerà. E questo è il mio obiettivo. Il mio obiettivo non è quello di guadagnare 1000 euro oggi e domani non so se li guadagno. Il mio obiettivo è guadagnare 100 oggi, 200 domani, 300 domani l'altro e 1000 fra un mese e 2000 fra 2 mesi. E sempre più a crescere possibilmente. Più si cresce meglio è. Ma c'è una logica e un punto focale, che è il fatto, spengo l'aria calda perché sto morendo. C'è un punto focale che è il concetto di dire, ok, io fra un anno, se faccio dropshipping, questo prodotto andrà ancora, dovrò creare 1000 siti, dovrò ammattire, dovrò stare dietro al business manager, oppure creo un'azienda, creo una struttura, creo un business, un team che lavora, che lo gestisco e che mi dà un guadagno passivo, un guadagno residuale interessante. È una cosa seria e solida o è una roba che domattina non so se esiste ancora? Questi sono i ragionamenti da fare, ma anche quando banalmente si sceglie l'azienda di network. Se io scelgo l'azienda di network basandomi su le sensazioni e su quello che mi fa vedere una dashboard, non ho capito nulla. Devo scegliere un'azienda di network che sia seria, che sia solida, che mi possa permettere di creare un business plan di qui a 10 anni. Poi ci sta il merdone dopo 2 anni, dopo 3 anni, dopo un anno, ci sta, può succedere con qualunque azienda, ma prevenire è meglio che curare. Quindi sapere che la percentuale di crollo, la probabilità di crollo con un'azienda è esponenzialmente inferiore rispetto a un'altra azienda, mi porta a scegliere l'una piuttosto che l'altra. Bisogna sempre considerare il rischio e l'opportunità. Cioè, qual è il rischio che entro in un cripto Ponzi e perdo i soldi che metto? È elevato. Poi ci sta che ci posso fare dei soldi, ma il rischio di entrare in un cripto Ponzi e perdere soldi è veramente, veramente elevato. Ok? Quindi questo è il motivo principale per cui il network marketing non fa hype. Mi va anche bene che non faccia hype, perché chi vuol lavorare con me e chi seguo io è una persona che ha una visione di lungo periodo. Non è mai una persona che vuole guadagnare di qui a domattina. Se vuoi guadagnare di qui a domattina, probabilmente non è il canale giusto per seguirci, non è il gruppo giusto da seguire per capire meglio come far business. Il business è palloso, il business è a volte lento. Il business è a dicembre, pianifico la seconda metà del 2021. Questo è il business, con i numeri, i fogli, le carte, cioè i fogli, i bilanci, guardo i bilanci, faccio una strategia, pianificazione fiscale, tutte queste robe qua, rendiconti finanziari, che mi permettono di fare una strategia di lungo periodo affinché il business sia profittevole nel lungo periodo.
Non mi interessa guadagnare domattina. Domattina vi garantisco, questa è una cosa importante, che se voi avete un piano di lungo periodo, il modo di guadagnare domattina lo trovate. Anche con cose side, anche con prodottini nuovi, anche con cose. Se invece voi avete una visione del trucchettino, del breve periodo, non riuscirete mai ad arrivare alla mentalità di lungo periodo. Perché se uno ha una mentalità di lungo periodo, non si mette a fare i trucchettini. Trova un lavoretto, fa dei lavori su Fiverr, fa il freelance, fa il venditore e accumula soldi per far crescere il business in lungo periodo. E fa il venditore serio al telefono, per esempio, venditore telefonico, fa un po' di social media marketing, fa un qualcosa nel breve, che però sa che per il lungo periodo investirà nel network e farà crescere il network e anche altri business. Chi invece ha la mentalità del trucchetto non si preoccupa del lungo periodo, perché? Perché crede che il trucchetto lo porterà avanti a vita. Perché dice: oggi faccio il trucchetto A, domani faccio il trucchetto B, domani l'altro faccio il trucchetto C. E i trucchetti poi saltano, non funzionano, problemi fiscali, problemi legali e tutto quello che ne concerne, ok? Tra l'altro è uscito un nuovo training privato che ho registrato io personalmente, dove parlo del processo in 3 step, in cui, che è stato per me game changer, che mi ha cambiato la vita da un punto di vista di approccio al business online, del processo che tutti dovrebbero seguire per iniziare un'attività online. Trovate il link qui sotto in descrizione, è un training privato, gratuito, esclusivo, preparato appunto da me, dove vedete la mia storia e vi racconterò la mia esperienza nel mondo del business online. Spero che il video ti sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!